Francesco Menna, incendio di Punta d'Erci, bruciati 21 ettari, danni per 291.000 euro, un rogo quasi sicuramente doloso. 291.000 euro sono i primi danni stimati, a ciò aggiungasi quelle ulteriori perizie che si stanno facendo per la ripopolazione della macchia mediterranea e per quanto riguarda ulteriori sistemi di controllo della riserva. Un ringraziamento di cuore al Cogest, un ringraziamento di cuore a chi ha voluto e ha potuto periziare questo danno importante per la nostra città. Io mi auguro che questa relazione, che presto metterò sui siti del Comune, trasmetterò a tutti gli organi competenti, dal Procuratore della Repubblica alla Forestale, alla Politica, possa incitare il legislatore regionale a recepire la norma di finanziamento della riserva di Punta d'Erci, che ci aiuterà a riprogrammare una ripartenza sicuramente bella e meravigliosa di un posto suggestivo e bellissimo della nostra città. Due importanti interventi potrebbero arrivare se ci fossero i finanziamenti regionali, così come ipotizzato. Parliamo della videosorveglianza e della raccolta delle acque bianche. Videosorveglianza, raccolta delle acque bianche, ripristino della passarella, ripristino di alcune strutture in legno autorizzate da ogni dove e che oggi purtroppo sono andate perse. Insomma, una somma, quella che ci dovrebbe essere finanziata, che ci consentirà di ripartire nel modo migliore e, conoscendo la potenza, la bellezza della natura, nel modo più bello possibile. Michele Bosco, presidente del Comitato Terre di Punta d'Erci, voi come comitato chiedete di poter partecipare maggiormente nelle decisioni che vengono prese dall'amministrazione per quanto riguarda la riserva. Sì, sicuramente è da un po' che chiediamo questo coinvolgimento, in quanto riteniamo che, essendo una riserva strapiena di proprietà private, di coltivazioni, quindi zona antropizzata, riteniamo che la collaborazione con i proprietari sia utile per entrambi, sia per la riserva che per chi deve comunque vivere al suo interno. Ecco, voi chiedete un referente che possa quindi dialogare con l'amministrazione. Sì, sicuramente. Chiedevamo sia per quanto riguarda il comitato di gestione e sia per quanto riguarda diciamo, la gestione fattiva sul territorio. Tornando ai fatti dell'incendio di fine agosto, lei ha detto in conferenza stampa che se ci fosse stata una linea tagliafuoco, sicuramente il rogo avrebbe fatto meno danni. Sì, sicuramente in questo caso specifico è chiaro sotto gli occhi di tutti che se a ridosso del costone, cioè dalla parte privata, fosse stata una fascia pulita, questo l'incendio molto probabilmente non sarebbe andato giù dalla parte delle dune e via dicendo. Questo vale sia per quella parte lì, ma dovunque ci sono i privati a ridosso della riserva, si deve sviluppare una sensibilità e creare appunto dei punti di interruzione, perché se l'incendio parte dal privato, non deve arrivare sulla parte dove c'è una grande esposizione faunistica per quanto riguarda l'ambiente, insomma.